Cari telespettatori, ben ritrovati a Conoscere i Funghi. Abbiamo incontrato in quest'uscita un tipo di vescia che ancora non abbiamo avuto modo di descrivere. Si tratta di una vescia di dimensioni piuttosto grandi e il nome è Calvazia excipuliformis. Si tratta di un fungo che può raggiungere anche altezze di 10, 12, anche 15 cm e diametri di fino a 8-10 cm. La forma è tipicamente allungata, quasi di forma di pera rovesciata. La superficie del fungo appare quasi completamente liscia, ma è resa ruvida solamente da una forfora o delle finissime squamette che sono quasi polverolente e che si possono anche in parte togliere semplicemente con lo strofinio del dito in superficie. Se noi andiamo a visionare la carne interna, la carne nel fungo giovane è perfettamente bianca e fin tanto che la carne è bianca possiamo considerare questo fungo commestibile. Qui si vede bene proprio come la carne continua anche nella parte basale del piede ed è una carne piuttosto soffice. Quando il fungo matura, cioè con il passare dei giorni, questa parte interna che si chiama gleba diventerà prima di colore giallo olivastro e poi via via verdastra, verde olivastra fino a brunastra. Pian piano si disidraterà e rimarrà alla fine una massa polverulenta che contiene un'infinità di spore. Le spore verranno poi disseminate nell'ambiente per compressione e la compressione può essere dovuta a delle gocce d'acqua oppure anche al calpestio di animali e questa compressione farà uscire come un fumetto le spore dalla parte apicale del fungo. Abbiamo conosciuto in questa occasione Calvazia excipuliformis, una specie che appartiene al gruppo delle cosiddette vesce. Ed è tutto per oggi, ci rivediamo con una nuova specie.